Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessiland Condivision. Quella di quest'oggi è una puntata un po' particolare, un po' speciale, soprattutto per me, ma vi dirò verso la fine il perché, anche se secondo me dall'immagine, insomma, ecco, di copertina qualcosa l'avrete già intuita. Comunque, adesso voglio dedicarmi solo ed esclusivamente a voi. Iniziamo subito, perché avremo quattro donne oggi, alcune ci hanno inviato dei video bellissime, devo dire, altre invece dei messaggi vocali, e tutte e quattro hanno pubblicato e condiviso i loro progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana dal 24 al 30 maggio. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Vai! Il primo progetto di quest'oggi è di una carinissima signora di 58 anni che è Marinella Olivetti. Allora, lei, come le più furbe avranno già potuto notare, si è ispirata alla giacca Janis della Fata Tuttofare ed ha utilizzato... Marinella ha utilizzato Iggy Rosa Antico e uncinetto 3,5. Ci ha inviato un bel vocale, quindi ascoltiamolo e guardiamo insieme le foto che ci ha inviato. Salve a tutte, allora io sono Marinella, ho 58 anni e vivo a San Vito Chietino in provincia di Chieti in Abruzzo, un bellissimo paesino sulla costa dei Trabocchi, dove abbiamo anche una bellissima terrazza affacciata sul mare, una delle più belle d'Italia, e dove abbiamo anche il Trabocco turchino descritto da D'Annunzio nelle sue opere, dove lui veniva a soggiornare in estate. Io ho sempre avuto la passione dei ferri e dell'uncinetto fin da piccola. Devo dire che poi, da quando ho conosciuto sui social la nostra famosissima Fata Tuttofare, ho apprezzato molto i suoi lavori e mi piacciono tanto le scianelline. E ho fatto questa giacca Janis della Fata per una mia amica e lei ha scelto l'Iggy color rosa antico. Mi sono trovata benissimo, ho usato circa 400 grammi per una taglia 48 e l'uncinetto 3,5. Ho conoscevo già l'Iggy perché tempo fa mi sono fatta con l'Iggy Lux la famosa giacca Odette, sempre della Fata, e comunque ho fatto altri lavori con i vostri filati di cui sono innamorata e che prendo continuamente. Sono contenta che voi mi abbiate contattato, vi ringrazio, saluto tutti voi e tutte le nostre amiche uncinettine, alla prossima, grazie mille. Grazie a te Marinella e complimenti. Il secondo progetto di quest'oggi è di Laura Lori Lorenzon. Bellissima, davvero, devo dire che poi questo vestito le sta benissimo. Allora, l'abbiamo contattata, lei ci ha raccontato che per realizzare questo vestito Laura ha utilizzato l'Isaac Panna ed ha lavorato la parte superiore con l'uncinetto numero 3 e quella inferiore con l'uncinetto 3,5. Si è ispirata ad un vestito che le è piaciuto particolarmente, di un noto film la cui protagonista è Jennifer Aniston, che si chiama Mia moglie per finta. Io l'ho visto e poi, quando ho potuto fare il confronto, ho detto: caspita Laura, è uguale. Ci ha inviato un video, lei è bellissima, guardiamolo insieme. Ciao a tutti, io mi chiamo Laura, ho 33 anni e abito in un piccolo paese in provincia di Treviso, e abito molto vicino al Piave. E sono mamma di due bimbi e appena posso mi dedico a questa mia passione per l'uncinetto. Questa passione nasce circa 5 anni fa. Non sapevo fare assolutamente niente all'uncinetto, a malapena le catenelle, però con un po' di impegno, insomma, ho imparato. Io sono felicissima di essere riuscita a realizzare questo vestito, perché era da tantissimo che volevo farlo e da quando ho visto il film praticamente me ne sono innamorata, e il filato è bellissimo, morbidissimo, leggero, fresco e è proprio piacevole indossarlo. Mi è piaciuto così tanto che adesso ne sto realizzando uno anche per mia figlia di 4 anni e mezzo. Ho finito la parte sopra e adesso manca la gonna, ma non vedo l'ora di finirlo per poterlo sfoggiare insieme.
Niente, io vi ringrazio, vi saluto e vi mando un bacione grande. Grazie di tutto. Lo ammetto, quando mi ha mostrato l'anteprima del mini vestito per sua figlia, ho provato una grande emozione. Ci ha dato anche alcuni dettagli aggiuntivi. Le misure dei pannelli rettangolari per la parte superiore sono 68x12, poi scendendo e quindi per la parte, diciamo, in circolo, definiamola così, sono 50 centimetri. Come punto ha fatto 4 giri di maglie basse alternate a maglie triple, 4 maglie triple in un'unica maglia bassa sottostante. Invece per la parte inferiore, ogni tre motivi ha aumentato sia di maglie che di gettate sul filo, passando da triple a quadruple e così via. Complimenti Laura, e mi raccomando, appena termini quel vestitino, vogliamo vedere una bella foto di te e di tua figlia. Ma adesso parliamo di una gradita riconferma, un filato che vi è piaciuto tantissimo, che ovviamente Tessila non poteva non riproporre. Quest'oggi parliamo di Buckley, ebbene sì, questa nuvola scintillante e morbidissima, proposta in sei varianti di colore, una più bella dell'altra, in modo tale da poter accontentare davvero chiunque. Potrete realizzare dei poncho, oppure anche delle stole o dei capi di maglieria. Il lamè che troverete all'interno, per il quale qualcuno potrà storcere un po' il naso, è un lamè avvolto dalle lane e quindi lo rende confortevole, impercettibile, ma allo stesso tempo comunque visibile. Quindi vi permetterà davvero di brillare con un filato sia per uncinetto che per ferri da maglia, quindi davvero può accontentare chiunque. Poi il lamè può cambiare da colore a colore, ad esempio nel pistacchio è dorato, nel blu è rame, nell'ottanio invece è multicolor. E poi ancora nell'écru abbiamo un lamè oro, nel cipolla abbiamo il lamè rame e invece nel grigio ovviamente l'argento, che più di tutti può risaltare questo colore. Davvero io ci farei un pensierino anche qui. E poi mi raccomando, non dite che non lo sapevate, non dite che non vi avevo avvertite, preparatevi all'inverno, ve lo dico, ve l'ho detto. La terza foto invece di quest'oggi è di Maria Grazia di Stadio, che ha realizzato la sua versione della borsa Granny, realizzata con, vediamo con cosa. Maria Grazia invece ha utilizzato varie colorazioni dell'Iggy, che lei ha definito i colori del mare, il tutto lavorato con uncinetto 2,5 e ovviamente i manici in bambù. Ci ha inviato un vocale, quindi ascoltiamolo insieme. Carissimi, buongiorno, sono veramente contenta di questa condivisione. Mi chiamo Maria Grazia, da circa 3 anni ho scoperto l'uncinetto in maniera compulsiva, nel senso che prima lo utilizzavo così ogni tanto, adesso da 3 anni a questa parte, borse, maglie, gonne, di tutto e di più, amigurumi, tutto quello che è fattibile con l'uncinetto, lo cerco di farlo. La passione per le borse l'ho scoperta molto francamente con la nostra carissima fata Maria Grazia Dottore, che ringrazio veramente tanto con le sue spiegazioni, e da lì ho cominciato anche da sola a guardare qualche modello che poteva piacermi, prendere spunto, e visto che c'è l'inflazione di questa milanese bag, io vivo in provincia di Milano, ho deciso di farla in versione estiva, quindi con i colori del mare, utilizzando il filato Iggy, che amo molto perché è molto versatile, molto facile da utilizzare, scivola molto bene, e quindi ho dato via questa borsa. Ho creato questa piastrella, mi è piaciuta, e da lì ne ho fatte un tot, mischiando i colori per come meglio mi veniva in quel momento, ed è venuta fuori questa borsa. Chiaramente tutti i materiali sono Tessiland, manco a dirlo, e così diciamo che è venuta fuori questa che di cui avete la foto è un 40x30. Dopodiché ne ho fatta anche un'altra che è un 30 perfettamente uguale, con stessi colori, stesso tutto, 30x30, che forse è più versatile, più comoda, più pratica, ecco, perché il 40 diventava un po' una valigia e, visto che io sono anche piccolina, mi sembrava forse un po' troppo. E quindi è venuto fuori questa cosa che mi piace moltissimo. Portandola in giro per Milano, la gente mi ferma, mi chiede: ma dove l'ha comprata? È la soddisfazione più grande dire: l'ho fatta io, assolutamente tutta e solo io. E quindi sono felicissima, sono grata a Tessilan per i prodotti, per gli ottimi prodotti che ha. Sono grata alla fata per tutti i suoi tutorial, assolutamente bravissima, con tanta pazienza e tanto saper fare soprattutto.
e quindi vi ringrazio anche per questa opportunità che mi date. Magari poi posto anche la foto del 30x30 che è uguale all'altra, semplicemente un pochettino più piccola. Grazie mille e se avete ancora bisogno sono qua. Ciao! Grazie a te Maria Grazia e davvero complimenti! Il quarto progetto di quest'oggi, quindi la foto che ho ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata, è quella di Claudia Cappellini, un'elegante, sofisticata insegnante che ha realizzato questa giacca Lady della Fata Tuttofare con... Claudia ha realizzato questa stupenda giacca con il Led Lux Jeans e l'uncinetto numero 5. Io qui non aggiungo altro perché vi dirà già tutto quanto lei. Vi consiglio di guardare questo video. Ciao a tutte, io sono Claudia, abito a Pavia, la città nella quale sono nata e sono un'insegnante, una professione che adoro. Dopo tanti anni, durante i quali mi sono dedicata tra le altre cose al punto croce, la scorsa estate, soprattutto a causa del fatto che il tempo libero andava riempito rimanendo il più possibile isolati, ho pensato che avrei potuto imparare a creare qualcosa con l'uncinetto. Cosa viene in mente a un insegnante quando cerca un'idea da realizzare con una tecnica nuova? Ho pensato a un astuccio. E quindi ho iniziato a cercare su YouTube dei tutorial e mi sono imbattuta immediatamente nel canale della Fata Tuttofare. Una meravigliosa scoperta, perché ho subito capito che lei era l'insegnante che faceva il caso mio. Competente, creativa, chiarissima e oltretutto simpatica e con una bella voce. Da quel momento non ho più abbandonato l'uncinetto e tutto quello che ho imparato è stato seguendo passo a passo i tutorial di Maria Grazia, che ovviamente ringrazio. Tra i tanti progetti che ho realizzato, seguendo la fata, c'è anche questa Chanel, che ho chiamato Polvere di Stelle, perché è la suggestione che ho avuto appena visto il filato e che voi avete apprezzato così tanto. Perciò vi ringrazio, perché siete state carinissime. Ho utilizzato il Led Lux, la stupenda fettuccia di Tessiland, che ormai è la mia fornitrice ufficiale. E ho scelto la variante jeans perché credo sia uno dei colori che mi rappresentano meglio. Ho lavorato con l'uncinetto numero 5 e ho caricato una catenella che corrispondeva a 90 cm, misurando da gomito a gomito. Poi ho continuato i quarti per altri 64 cm per arrivare al primo fianco. Infine ho ripreso la parte più esterna delle maniche per creare un effetto palloncino. Per completare il lavoro mi sono serviti poco meno di 400 grammi di filato. Grazie di nuovo a tutte voi e a Tessiland. E un abbraccio speciale a Valentina, che seguo ormai ogni settimana e che quindi mi sembra di conoscere, che mi ha regalato questa emozione che non osavo sperare di poter vivere. Buona estate a tutti! Grazie mille Claudia, ho avuto modo anche di scambiare qualche messaggio con lei e vi confermo che è davvero molto molto carina. Un bacio e un abbraccio forte. E anche questa puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Devo dire che è stata una puntata davvero bella, ricca, tante nuove idee, ma d'altronde come insomma ogni giovedì questa rubrica garantisce. Ma veniamo a noi. Vi ricordo, mi raccomando, di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornate su tutte le nostre rubriche e su tutte le novità, anche perché in futuro ce ne saranno, che ce ne saranno. Di iscrivervi e di seguirci su tutti i nostri social, quindi Facebook Meglio di Maya, ma anche Instagram, Pinterest e TikTok. Di leggere ogni venerdì i nostri articoli pubblicati sul nostro blog al sito www.meglio di maya.com. Tutti i link dei tutorial, ma anche e soprattutto dei prodotti che abbiamo visto quest'oggi, li potrete trovare qui sotto nel box informazioni oppure sulla i in alto. Di commentare qui sotto il video, mi raccomando, se avete dei suggerimenti o delle informazioni o anche per dirci se la puntata vi è piaciuta o non vi è piaciuta o qualsiasi cosa, a noi fa sempre piacere leggere e ovviamente a me fa sempre piacere rispondervi. Se vi è piaciuta questa puntata mettete un bel pollice in su, quindi io vi ringrazio ancora per averci seguito per questa puntata così speciale. Così speciale per me perché vi dico una cosa molto bella e importante per me, oggi è il mio compleanno, ecco perché è una puntata molto importante, molto bella e speciale per me e mi fa piacere condividere questo momento con voi proprio oggi che casca a fagiolo, come si suol dire, e quindi vi ringrazio appunto per averci seguito e anzi proprio perché mi piace condividere ogni momento con voi, quindi io oggi mi festeggio, vi faccio tanti auguri, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao.